Allora, Taranto 25 ha deciso di premiare le eccellenze atletiche ma anche sociali del territorio, perché questi ragazzi si impegnano nello sport come nella vita. Sì, questo è un po' il premio, come se fosse il premio di fine stagione, no? Noi viviamo ogni anno a settembre il momento in cui presentiamo la stagione sportiva e presentiamo quelli che sono gli obiettivi, i sogni, le ambizioni dei nostri atleti e delle nostre società. Stasera è la festa di fine campionato, la festa della fine della scuola. È come se ci riconoscessimo per i risultati raggiunti, per il valore dei nostri ragazzi. È importante fare anche questo, perché la città ha bisogno di vivere dei momenti di orgoglio, di appartenenza, di autocelebrazione, e soprattutto i ragazzi è giusto dirgli bravo, dirgli che sono la migliore gioventù che un adulto di questa città potrebbe desiderare. Ed è bene che lo dicano i grandi, ed è bene dargli una possibilità anche scenica come quella di stasera, dove 40 società sportive della società sfilano insieme e si riconoscono all'interno di un unico comune denominatore. Questo comune denominatore si chiama Taranto, e la voglia di emergere, la voglia di risalire tutti insieme attraverso lo sport e attraverso il sociale. Il nome scelto per il premio è un delfino molto raro da preservare, e voi, per supportare questi delfini, li possiamo chiamare così, molto rari, avete pensato anche in futuro di dare delle borse di studio? Sì, devo dire, la scelta del nome l'ha fatta Carmelo Fanizza di Ionian Dolphin, nostro socio, e penso che non ci possa essere un tarantino migliore per parlare dei delfini, visto che Carmelo ce li ha fatti riscoprire e soprattutto ha dato della nostra città una narrazione diversa. E per quello che succederà, non solo delle borse di studio, noi stasera ne diamo già una che abbiamo dedicato a Leonida, figura che attiene alla nostra città, e andrà stasera, lo posso anticipare, ad un piccino di 8 anni e mezzo che guida il kart, perché noi abbiamo un campione di kart di 8 anni e mezzo e noi abbiamo bisogno a Taranto di andare veloce. E è un piccino che adesso salirà col kart, ci darà quel senso di potenza, di velocità, perché questa città deve dare una scossa, e lo dobbiamo fare tutti, lo deve fare la politica, ma lo deve fare anche la società civile che noi rappresentiamo. Non è tempo di attese, è il tempo di dare il meglio di quello che si è e si ha. Allora, Gianni Azzaro, oggi in veste di assessore dello sport, ed è giusto così, si premiano le eccellenze dell'atletica di Taranto, ma sono anche ragazzi che nella vita sono veramente molto bravi. Sì, in veste di assessore allo sport, ma anche da sportivo, è veramente una gioia vedere tanti ragazzi, tanti atleti, tante società. E oggi appunto si dà un segno di riconoscimento a chi si è distinto nell'ambito sportivo, ma nello stesso tempo anche all'interno della società, quindi con dei profitti, con lo stare insieme, con le regole dell'inclusione oltre che del profitto. Davvero per Taranto è un bel momento per lo sport, c'è un fermento attivo quotidiano, ogni settimana abbiamo degli eventi nazionali e internazionali. Settimana prossima ospitiamo per la seconda volta la tappa mondiale del Paracup, del Paratriathlon, ma ci sono una serie di eventi da qui a fine anno. E inoltre siamo per programmare il calendario dell'anno prossimo, che vede Taranto insignita del titolo di città europea dello sport. E quindi veramente grazie anche alla collaborazione di tutto il mondo sportivo, del CONI, delle federazioni, degli enti di promozione dello sport, Taranto sta vivendo veramente un bel momento. E da canto suo, grazie anche al lavoro della società civile, in questo caso Fondazione Taranto 25, che in questi anni si è spesa molto per lo sport tarantino e soprattutto per lo sport dilettantistico. E d'altronde, senza sport dilettantistico, senza enti di promozione, poi non arrivano i campioni e gli atleti, e quindi a vincere le medaglie. In questo momento siamo contorniati dalle associazioni sportive
e da tanti piccoli atleti, che effetto fa vederli tutti insieme? Ma è un effetto bellissimo, anche perché ci sono tantissime discipline, molto spesso considerate dette minori, che minori non sono, ed è su questo ci siamo trovati in linea anche con la fondazione, dare spazio e dare voce alle tante discipline sportive che ci sono e che, nelle quali ci sono anche ragazzi promettenti, e quindi è bello vederli oggi tutti quanti insieme, tanti colori che colorano, diciamo, questa bellissima nostra città.